cosa sta succedendo. Buonasera a tutti, eccoci qui in un nuovo live. Come tutti i lunedì sera, si torna a parlare di character design. C'era Gianluca che stava piangendo tipo 2 secondi prima che facessi partire la live. Non ho capito perché, lo capiremo probabilmente a breve. Comunque, oh, si parla di tiri delle forme, si parla di tiri di colori, solite cose super bellissime. E si torna a parlare di character design in One Piece con Giorgio, che l'ultima volta ci ha paccato malissimo. Come si permette Raga, Giorgio a paccarci se malissimo? uno sta male, Kentaro Miura, sei con noi? Mi sembra che abbiamo parlato di Togashi tutto il pre-live, quindi Esatto, è l'argomento. non nominare quello schifoso invano. Io comunque l'ho difeso, poverino. Secondo me è un buon barito per la Takeuchi, però vabbè. No, la Takeuchi si meritava molto di più, non quell'essere. Scemo. Vabbè, comunque, eccoci qui come sempre, lunedì sera parliamo di character design. Allora, io credo che Gianluca abbia qualcosa da presentarci. Siccome non ho voglia di fare le solite tiritere di presentazioni lunghe, eterne, infinite, tanto ormai, insomma, siamo alla 60ª live di character design, anche basta presentarsi, ma abbiamo Gianluca che deve farci vedere qualcosina, quindi adesso metterò te in primo piano e avrai lo spettacolo, cioè, tutto tuo, insomma. Se non sei vestito da Allora. Superman, abbandona questa live. Abbandono questa live. In realtà ho una brutta notizia. Io non sono Gianluca perché è stato un po' male, però non ci sono problemi perché mi ha spiegato tutto quanto, quello che dovete fare. E quindi ho deciso di darvi una mano. No, effettivamente è la presentazione, quindi dovrei presentarmi. Io sono Sanya King. Allora, guarda, dopo apriremo un'enorme parentesi su questa cosa, perché prima due persone, di cui una potrò anche indicarla, Dovevo mi hanno fatto cantare entrare qua, in ma non ho il crisi coraggio. all'ora di pranzo per questa storia. Dovevo cantare qua, ma non ho il coraggio, Ma una onestamente. domanda. Non hai caldo? Mamma mia, tu non hai idea. Guarda il mio braccio, si sta tutto distruggendo e l'ho messo 10 minuti fa. Quindi, sì, avevo preparato un'intera canzone di Sanya King, ma in caso lo farò per un Vabbè, secondo. però sei un po' Sailor Moon. Schischi, il mio nome è Sogeking. Sull'isola dei coloristi, io qui. Vabbè, No, non la canto. che cringe. Te la manderò per il prossimo 1º aprile. Comunque, sì, Ilenia è sconvolta e perplessa dall'identità di Sogeking. Cioè, vabbè, comunque, poi parliamo sia di Sogeking che di Duvale eventualmente perché lei è proprio impazzita. Comunque. Tutti si staranno chiedendo: ma chi è questo e dov'è Gianluca? Non lo so, Esattamente. però mi ha detto quel ragazzo estremamente affascinante e pieno di abilità che avevate bisogno di un altro aiuto per il character design di stasera. Quindi io, Sonia King, sono passato qua ad aiutarvi. Prego. La cosa più bella è che io in realtà nelle schede originali non avevo neanche messo Sogeking. C'è stato proprio Gianluca a obbligarmi a mettere il Male! personaggio. Però vedi, se lo lasciavo non messo nelle schede, Ilenia oggi non entrava in crisi mistica. Eppure, quindi Infatti, è colpa di Gianluca. Comunque, Demone Samurai 99 quando ed tornerà glielo dirò assolutamente che è Bravo, colpa sua. Non vi diglielo. preoccupate. Diglielo, Sonia King, diglielo. Dicevo, Demone Samurai ed Edwan, grazie mille per esservi abbonati. Sanya King è l'eroe che tutti sogniamo di essere. Bravo, Edwan. È E esattamente così. anch'io sogno di essere voi, C'è pure credo. un'assonanza, Sonia King, Sailor Moon, secondo me. In realtà io e Sailor Moon ci conosciamo da 2 settimane, quindi. Va bene, andiamo alla Scusate, schiamata non è con. che mi stanno entrando le bende nella bocca, giuro. Andiamo alla Cosa? schiamata delle schede. Ok. Ah, oimoicarsi. Io so, non so in che ordine, cioè da chi comincia. Facciamo Ilenia, vai tu per prima, dai, facciamo con Oimo. O se no, facciamolo insieme. Tanto sono sempre due giganti, quindi si ripeteranno probabilmente le solite robe sui giganti, cioè che sono vichinghi. Sì, Anche se un vichingo di rosa un po' mi stupisce. La penso cuffia. che sia fatto apposta per far, cioè, per quel gusto di Oda di mettere dei personaggi molto eccentrici, quindi secondo me
cioè, è One Piece, io a un certo punto non mi stupisco di più, entro in crisi per altre cose, come tu ben sai. Ma comunque, ah, no, è giusto, Oimo, visto che sono dislessica, ho detto Oimo, oh, ok, no, è giusto, si chiama Oimo. Prima. E... Oi, oi. Allora, guardandoli insieme, devo dire che, allora, se quello di destra sembra un pelino forse più minaccioso, ha molto una costituzione che si potrebbe avvicinare anche molto ai giganti dell'Attacco dei Giganti, perché è molto sproporzionato, e soprattutto a livello di braccia, che il torace è molto grande, molto largo, le braccine molto più scheletriche, quindi sembrano un po' sproporzionate. Aspettate che il mio telefono fa scherzi, ce la facciamo? Che ha la tecnologia con me in questi due ultimi giorni? Non ti ho fatto niente! La tecnologia, okay, è il male, posto. Dobbiamo ritornare all'età della pietra. All'età delle fionde. Delle fionde, quello che ho detto io. E comunque dicevo, sì, che... il gigante di destra comunque mi sembra un pelino più minaccioso come... come forme, come intenzione, anche come dire, questa enorme ascia messa proprio davanti, come se fosse la prima cosa che vedi ancora un po' prima di vedere la figura umana sopra. E il secondo invece, quello di sinistra, Oimo, mi sembra che, cioè, penso che sia la figura un po' più comica fra i due, e insomma, addirittura questo naso che sembra quasi un po' un grugnetto da maialino, ha queste forme molto più paccioccose, cioè la pancia bella, bella grandina. Ok, sì, ha una mazza ferrata chiodata gigante, ma questi sono dettagli, è tutto tondo, quindi ne sappiamo che anche se le protuberanze di ferro sono tonde non vi fanno del male, perché i cerchi vanno bene. Quindi se volete picchiare qualcuno, prendete dei bei guantoni da box che sono tondi, non fanno male. È una vostra convinzione se fanno male. Anche i tirapugni. Esatto, devono essere tondi però. Però non so, cioè, nel senso, mi sembrano molto personaggi che magari saranno un pelino più importanti, però in questo arco narrativo, però compariranno un paio di volte, ma non è che diventeranno fondamentali, almeno vedendo i design soliti di Oda, mi sembrano molto un po' tipo comparse. Non so, magari sbaglio, però... No, non so. Ci sta. Cioè, in realtà sono ex compagni di ciurma di due gigantoni che avevamo visto... eoni fa nelle live. Ah, ok, beh, ma allora ci sta. Cioè, devo dire comunque che Oimo si tratta bene con i vestiti, cioè se deve vestirsi con, cioè, deve essere tutto posso dire una cosa? Vai, vada. Oh, rosa, che bella tinta, non è vero? Oh. Strega delle Lande Mood. Le assomiglia anche un po'. Sì. Sono comunque carini, perché nel loro essere, cioè, va bene, uno è un po' più guerriero, l'altro sni, però è carino l'elmo che fa con questi C che sono uno speculare rispetto all'altro, sono carini, come se fosse appunto un duo che devono completare, cioè devono essere insieme per fare effettivamente una minaccia, però... Ma sai che in realtà credo, quando se ne parla di solito di questi due personaggi non li si nomina mai da soli, ci dice sempre tipo Oimo e Carsi. Quindi in realtà sì, cioè, purtroppo non volta con coppietta. E sono Orazio e Gaspare di One Piece. Ragazzi, Gaspare sono quelli della carica di 101, vero? Mm-hmm. Sì. Dai, guarda. Gaspare, Orazio. Personaggi devastati nel film su Cruella, ma... Non li rifiuto. Cioè, Gianluca si rifiuta di vederli. Immagino te l'abbia proprio detto lui. Sì, 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 no, mi ha mandato adesso un messaggio. Ok, ci sta. Pistacchi. Oh. No, era pistachio. Pistachio. Pistachio.
Chiedo venia. Vai, Sanya King. Wow, ok, allora, sì, no, effettivamente concordo con la signorina Eleni Aineli, ciò che ha detto prima, effettivamente sembrano molto personaggi un po' di contorno, il classico blocco momentaneo che i nostri eroi dovranno superare, però che alla fine della festa servono veramente poco. È vero che si un po' completano, infatti, se ci pensate, uno è estremamente coperto di vestiti, l'altro ha invece praticamente solo la parte sotto coperta, e anche poco. C'è il contrasto tra uno che ha l'arma estremamente tondeggiante e invece l'altro ce l'ha, mi stanno mollando tutte le band, l'altro che ce l'ha invece ha un'ascia estremamente appuntita. Quindi perché si nominano insieme, appunto, quando si parlano? Perché se lo prendi da solo è letteralmente un personaggio di contorno, niente di più. Mi sto distruggendo man mano che parlo. E detto ciò, soprattutto Oimo rispetto all'altro personaggio ti dà subito l'idea di essere semplicemente uno scalino di passaggio e niente di più, dato anche i tratti un po' suini che ha la sua faccia. E sappiamo tutti che tra tutti gli animali da cui puoi prendere delle connotazioni, soprattutto considerando la parte della storia in cui siamo, che è tratta principalmente di animali, il suino è proprio, oh mio Dio, no, un suino, che non mi mandi sul colesterolo, oh, e robe del genere. Non so cosa aggiungere. Hanno scritto in chat: Oimo ha la stessa palette e taglio di capelli del principe Adam di He-Man. E io non riuscirò più a vedere He-Man allo stesso modo adesso. Mamma mia, che brutto parallelismo che hai trovato. Giorgio. Ok, pistacchio. Per il potere di Grayskull, comunque. Vieni a me. Esatto, sera. Allora. Dai, sono carini, io li trovo carini, perché abbiamo visto de peggio da lui, da personaggi secondari, molto molto cute, sono veramente delle fatine della Bella Addormentata, no? Con questi blu pastello, questo rosa pastello, poi hanno tutti e due questa specie di cresta romana nell'elmo, no? Cioè proprio, mi verrebbe da dire sentinelle dell'amore, non so perché, sono carini, sono carini, sono le veline di One Piece, uno biondo, uno moro, Doki Smash, uno tondo, uno triangolare, cioè perché no, sì, la solita coppietta comica, il tuo comico, a staglio olio, scemo più scemo, insomma, perché no, appunto, funzionano, ma si sa che questo è un po', è la solita, come posso dire, marchio di fabbrica di qualità del nostro caro Eiichiro, no? Arrivati a questo punto, cioè gli piace proprio, qui ho l'impressione, scusate un attimo intanto parlo, qui ho l'impressione che anch'io mi apro una finestra. Si diverta quando disegna queste cose, si vede che se la sta godendo, no? Non percepisco né confusione né sofferenza né dubbio, sono due personaggi simpatici, strambi sicuramente, come tutti quelli di One Piece, anzi pure troppo dettagliati so per essere in un certo senso personaggi di contorno. Guarda qua, questo c'ha addirittura il bustino, le placche, le decorazioni, il fiocchetto, guardate pure il pomo della clava pallata, cioè voglio dire gli elmetti, oh. Per essere personaggi, se sono stati veramente personaggi pensati tanto per, apprezzo molto, e secondo me sono molto carini. Belle, oddio, poi sempre pensiamo sempre che noi adesso vediamo questa versione che hanno colorato post pubblicazione. Bisognerebbe vedere, io per esempio non ho idea di come apparirebbero, come appaiono nel manga senza i colori, no? Sicuramente perdono questa patina pop, questa patina ancora più simpaticona senza questo blu e questo rosa, perciò secondo me bianco e nero sembrano solo personaggi giganti, insomma i soliti bomboloni da, come ha detto Gianluca, può sorpassare come uno scalino.
Dico, secondo me nella prossima saga che andremo ad affrontare a livello di character design noterei già delle differenze in generale anche nei colori scelti proprio. Perché la prossima spoiler è praticamente sull'Halloween come concetto. Ah, è quella dei fantasmi. Esatto. Sì. Diciamo, Thriller Bark. C'è Thriller Bark. Ti sono andato una volta. La skyline sui pantaloni. Esatto, c'è lui. C'è quello dello skyline sui pantaloni. Sia a livello proprio in generale di come ha reso gli sfondi, ma anche poi la colorazione in generale è tutto molto più cupo, quindi dico, certo. Anche leggendo il manga in bianco e nero vedi che comunque siamo sulla, cioè è comunque una scena molto cacciarona. Comunque KLTP, spero di non aver sbagliato a pronunciare, ha scritto: uno ha il naso appuntito e la rama appuntita, l'altro ha il naso appiattito e la rama appiattita. Ti appiattisce più che altro, dipende da come, perché se l'hai tirata sul naso quando la per sbaglio, bam. L'altro aveva un sbaglio. Naso patata, no, ovviamente no, dopo. Se l'hai studiato l'aveva appeso al muro, poi si è staccato mentre dormiva e gli è cascato in faccia. E questi qua sotto chi diavolo sono? Quelli sotto sono dei personaggi anche loro molto secondari, sono sottoposti di Frankie, quello ok, robot. Esatto. Allora, perché questo è l'arco narrativo in cui lui si aggiunge. Esattamente. Comunque, per rispondere ad Alain, Kaido non ha una clava come questi personaggi qui, ha un canabo. Può sembrare piccola la differenza, ma uno si rifà, cioè Kaido si rifà l'arma degli Oni, mentre loro sono più appunto ispirati ai vichinghi, quindi c'è questa sottile differenza. Uno c'è una mazza, l'altro c'è un oggetto che utilizzi per guardare lontano, il cannocchiale o quello che ha detto prima. Canabo, è sempre una mazza ferrata. Potete potato. Potato. Va bene, cambiamo scheda. Questo Sanya King. Questo invece è uno dei personaggi migliori dell'intera saga, proprio, non solo dell'arco narrativo, proprio della saga. La maschera di ferro. Esatto, è un personaggio che si smaciulla la faccia e poi si veste come la maschera di ferro, è bellissimo. Non l'avevamo già visto? Cioè, non l'avevate già visto con anche il buon Tanya Umbra? No. Ti assicuro di no. Null, grazie mille per esserti riabbonato per il terzo mese. No, è la stessa cosa che aveva scritto l'altro giorno. Chiedo scusa, chiedo bene, mi hanno mandato informazioni. Io avevo mandato tutte le schede insieme la volta scorsa perché non sapevo quante ne avremmo fatte. Sì. Ma mi ha scritto sbagliato lui, quindi non si preoccupi. Ci sta. Comunque, potete potato, tocca a te per primo sto giro. Ok, allora. Diciamo che mi piace il fatto che cerca comunque di mantenere il tema animalesco degli altri membri, di quanto ho capito. È sempre del gruppo con gli animali. Ecco, e Panda, cioè Spandam. Se il capo non aveva un minimo di qualcosa di animalesco, non aveva molto senso che fosse il capo. E allo stesso tempo però sarà un po' le forme tondeggianti e leggermente ondulate che lo compongono, ma non è neanche un personaggio che almeno al primo momento non lo prendi molto sul serio, cioè solo visivamente parlando. Ti dà l'idea di appunto magari qualcuno di subdolo e qualcuno di viscido come personaggio, dato questo taglio quasi oleoso portato all'indietro, però allo stesso tempo non dici oh no, spero che non sconfiggerà tutti quanti in un solo colpo, dato che anche non ha nessuna tra virgolette caratteristica visiva che potrebbe intimorire appunto alla sola vista, anche soltanto il cilindro dell'altro per esempio è già un elemento che fa spiccare il personaggio. Questo cosa è vestito con un cappotto da capitano? Oh mio Dio, nessuno è mai stato vestito con un cappotto da capitano in questa serie, come faremo? Però c'ha lo stemma proprio del governo mondiale appiccicato al petto, Oh, ma c'ha un cappotto con uno stemma di un governo mondiale attaccato al petto, adesso sì che ho paura. Quindi sì. Sai che con un filtro sembreresti un'animazione? Scusa. Comunque fa notare Bruce in chat che dovevo mettere pure il padre. Io forse a questo punto ho il sospetto che la volta scorsa in live abbiamo fatto il padre.
Potrebbe essere. Controllo. Tanto ho l'accesso al computer di Sanya Umbra. Era? Perché tu già non hai tutte le schede. Io non ho più le schede vecchie perché le cancello. Cioè che occupo spazio. Spandine? Spandine. Sì, l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. Che allora forse ti ricordavi o Sanya King che abbiamo fatto il padre. Sì, no, mi ricordavo io. Non so se lo ricordava Gianluca. Per questo non mi ha avvisato di niente. Io ho una richiesta ufficiale. Vai. Era quello che erano io appunto, sì. Scusate se interrompo, ma ci stavo rimuginando da prima. Si potrebbe sapere quando iniziamo, diciamo, adesso lo chiedo adesso, però quando iniziamo gli archi narrativi, che anno, in che anno siamo? In che anno di grazia di nostro Signore questi archi narrativi sono iniziati? Per capire anche il contesto, diciamo, che sembra irrilevante, ma per me non lo è, mi serve di sapere. L'avevo detto la volta scorsa, ma giustamente non c'eri, aspetta che ricerco nel dubbio per essere quando sicuro. Il nostro caro Eiichiro, insomma, sacrificava anni della sua vita, vorrei sapere quanta vita non vissuta, quale momento non vissuto siamo della sua vita. Indicativamente tra il 2005 e il 2006. Ok, grazie, è tutto molto chiaro. Comunque, quando invece passa a modalità maschera di ferro... Fine 2004, inizio 2006. Ok. Quando passa a modalità maschera di ferro è molto più, tra virgolette, il fatto che ci abbia appunto sta maschera asimmetrica, che la simmetria sempre, guardate il mio bellissimo viso, tende a intimorire le persone all'inizio almeno, così visivamente com'è. In più, un po' sminuisce, non è la parola giusta, ma affievolisce le curve che compongono il suo character design con queste fasce dritte in modo da non renderlo comunque intimorente come design visivo, però allo stesso tempo rendendolo più visivamente pericoloso del suo precedente design. E con questo concludo, lascio la parola a chiunque tra questi due grandi artisti deciderà di prenderla. Mi si stanno mangiando tutte le bende. Io volevo solo leggere questo che mi faceva ridere. La banda di Frankie, che erano quelli di prima, sono la versione caricaturale dei Rogues di Kenshiro. E non, io credo che sia offensivo reciprocamente questo messaggio. No, mi ha fatto ridere. Vai pure. Allora, devo dire che effettivamente questo personaggio ha una trasformazione abbastanza notevole, nel senso che prima sembrava un po' come un Draco Malfoy cresciuto, non so come dire, tipo il signorotto, o comunque sapere, qualcuno che ha l'autorità, esatto, che suo padre lo vorrà sapere, insomma un po' altezzoso, un po', cioè quelli che... Li già vedi che un pochino se la tirano un sacco, che sembrano... chissà chi. E l'unica cosa che faceva un pochino magari presagire che c'era qualcosa sotto, magari il colore dei capelli, perché ricordiamo sempre il viola, che è un colore che comunque indica potrebbe indicare qualcosa di tossico, quindi potrebbe mettere in allarme. E poi a un certo punto è caduto nella pozza di acido combattendo contro qualcuno vestito da pipistrello ed è saltato fuori e si è messo anche una maschera di ferro perché nessuno mi si interessava di me finché non mi mettei la maschera. Misi, non è Misi. Vabbè. Mettei, però è bellissimo. Vabbè. Ma niente. Cioè, nel senso, soprattutto quando c'è la scritta proprio Spandam, comandante del capo della CP9, cioè, sembra effettivamente un cattivo quasi da comics americano, perché... Quasi cattivo. Quasi cattivo, cioè, nel senso, come ha detto Gianluca, già la cosa simmetrica che comunque effettivamente... scombina un attimino, se non altro attira molto l'attenzione. Poi insomma, tutta questa fatto delle cinghie di pelle, di tutto, comunque mette inquietudine, perché pensi, cavolo, cos'è, cioè com'è venuto fuori da quello che gli è successo? È sfigurato,
dopo non so, è One Piece, potrebbe essere che è perfettamente normale se lo mette così, giusto perché sì, vabbè, dettagli. Però effettivamente anche il cambiamento, per esempio, delle espressioni, cioè sembra molto più aggressivo barra molto più pericoloso, cioè sembra effettivamente quasi pazzo, quindi non so se effettivamente è così o meno, giudico quello che vedo. È pupazzo, però... da legare. Sì, cioè se prima comunque era tutto abbottonato, pettinato, cioè comunque era, manteneva una certa di come dire, stabilità nel suo ruolo, dopo completamente perso, lo so, sembra quasi la differenza come nel romanzo del Conte di Montecristo, come era Dante prima quando era un bravo cadetto e tutto quanto, poi quando è uscito di prigione, che comunque preso dalla vendetta o dalla pazzia e tutto quanto, cioè svela questo suo lato oscuro e poi impazzisce e uccide tutti, non lo so. Magari sto come al solito facendo i miei soliti trenini, però... Beh, diciamo no, che in questo caso secondo me no, è evidente che il ragazzo poverino ci ha avuto un trauma, quindi oddio, magari non sarà drammatico come il Conte di Montecristo, però secondo me il fatto che qualche venerdì l'ha perso e che quindi adesso è diventato un po' più, come dire, meno friendly, ci sta, dai, e nemmeno io conosco la sua parabola narrativa. Lì è sempre stato infame proprio di... Beh, la parabola narrativa è proprio un Draco Malfoy adulto. Letteralmente io non ho idea della parabola narrativa. Cioè, non Draco Malfoy quando è adulto, un Draco Malfoy giovane però adulto, in quel senso. Comunque so animale ma... caratteristico di Spandam non l'hai detto, Gianluca? Non l'ho detto? No. Il panda, ha detto un panda, l'ha detto? Scusa, mi sono perso che l'avevi detto. Lo so che effettivamente i panda normalmente non esplodono come esplode lui, però dai. Però alcuni alzano le braccia e vengono tipo a minacciarti. Ma quelli non sono panda, sono superiori, sono panda rossi. Come il sangue dei loro nemici che fanno cadere sull'asfalto. Tipo, fun fact, quando sono andato in giro con Ilenia e Giulio e eravamo in centro che dovevamo andare alla mostra... C'era un panda rosso. No, facevo io il panda rosso e la gente mi guardava molto male. Effettivamente non capiva il senso. Chissà perché. Io camminavo solo con le braccia verso l'alto. E ci ho riflettuto dopo che con le braccia tesissime verso l'alto supero i 2,10 m. E la cosa poteva essere effettivamente inquietante da vedere. Ma devo dire la verità, fra quello e la camminata che hai fatto verso i felini abitanti, andare a passeggiare con Ronnie 93 è un'esperienza. Sappiatelo. Lo terrò presente. Quanto è bello passeggiare con Ronnie. Oh, almeno metto allegria alle scampagnate, cioè, scusate che palle camminare basta in mezzo al verde, cioè almeno giustamente quando non tiri le ghiande addosso alla gente, quando non finite in quartieri malfamati. No, quelli lì non sono io, è la mia ragazza che si diverte a osservare e a contemplare il degrado urbano di Trieste. Quello non è un problema a Trieste, perché tutta Trieste è un quartiere malfamato. Esatto. In realtà, principalmente dove abitiamo, effettivamente io e voi, cioè per certi versi, le zone peggiori. Però... Tu non sai dove abito io, però vabbè. Dove abito io, Ilenia e Gianluca, hai ragione. Però sì. Comunque... Ignora il fatto che sono nella stanza di Gianluca. Giorgio, tocca a te. Allora, è molto bello. Questo personaggio è molto bello. Domanda scema. Ovviamente nella scena qui dove dice due parole mi piacerebbe scambiare con lei e bla bla bla, stiamo parlando del pre, quindi penso che siano anche... non penso che faccia parte dello stesso arco narrativo, sbaglio. Diciamo che la scena quella a sinistra, quando lui appunto prende la cannonata addosso... È supervisore del CP5 ed è anni prima, è un flashback. Perciò appunto non è un personaggio che abbiamo, che c'era prima, proprio pezzi prima e poi appunto fa tutto qua, però è in un flashback quella scena, anche quella in cui lui è senza maschera con il volto corrucciato, quello è flashback. Ho capito. Allora, che dire, siamo vicini al 10° anniversario di One Piece qua, no? Cioè sono quasi 10 anni che il nostro caro Eiichiro
da fa. Grazie Massimo. Questa storia dei piratucoli. Allora, ti dirò, è molto elegante, mi piace questa, diciamo, di nuovo questo vibes da D'Artagnan, questo vibes un po' da moschettiere, no? Perché è vero che ha detto Gianluca, che ha detto anzi il nostro Sailor Moon, che non è per niente originale perché ha il solito cappotto da capitano, però, non so, secondo me questo look lo rende comunque diverso da altri personaggi che abbiamo visto, perché fino adesso i personaggi capitano o capitani sono sempre stati molto colorati, molto buffi, non che lui non lo sia perché è sempre parte di One Piece, però è meno buffo, è più serio, è una persona che ci ha avuto un problema fisico, facciale, c'ha una maschera, cioè... Non saprei, della serie è molto affascinante perché c'è un non so che di più serio, di più serioso, no? Forse già da qui si vede che, come dici tu, Dennis, iniziava a prepararsi psicologicamente magari per quello che sarebbe venuto dopo, quindi questa roba, la Nightmare Before Christmas, un po' più scura, un po' più cupa, no? Magari si è divertito un po' a giocherellare, già a testare come poteva rendere in un certo senso, o magari anche involontariamente, secondo me, alle volte noi autori, quando lavoriamo una cosa da tanto tempo e ci siamo stufati o cose del genere, anche inconsapevolmente, inconsciamente, già iniziamo a proiettare quello che vorremmo affrontare di nuovo in quello che stiamo facendo. Quindi magari in questo caso potremmo anche immaginare che involontariamente lui si è messo all'opera per questo character design già pensando a qualcosa di più oscuro da voler fare nel futuro, no? Che poi è sempre oscuro, sempre in relazione a quello che è il mondo di One Piece, ovviamente, no? Sì, sì, sì. E mi piace molto perché è sobrio in un certo senso, per quanto è sobrio rispetto agli altri personaggi di One Piece, ma non è patetico, non è triste, è sobrio, c'è una sorta di sua dignità. La maschera secondo me è fighissima, proprio perché gli dà questo twist, un po' la Frankenstein, un po' di nuovo la maschera di ferro, c'è cioè questo non so che francesino spagnoleggiante strano dentro, e poi vabbè ragazzi, quante volte lo dobbiamo di il nero, un colore appunto negativo, misterioso, profondo, depressivo, il viola invece è un colore regale, misterioso, anche magari insidioso, doppia faccia, potrebbero essere cioè la lettura è chiara, però voglio dire, potrebbero esserci tanti significati, e che dire, funziona, ci piace, bravo. Yeah, tiene una scheda. Come bello passeggiare. Io sono già proiettato a quello che viene dopo, perché c'è Thriller Bark. È molto pesante per alcune cose, ma è molto bellino dal punto di vista visivo, perché proprio, vabbè, poi lo vedremo, ha mescolato appunto tutti gli elementi dei romanzi gotici, li resi super comici, proprio stupidi, cioè che fa ogni cosa che vedi fa super ridere, per quanto dovrebbe essere iper inquietante, quindi carino, però eccoci qua. Kobi ed Ermeppo, che dopo 2 mesi sono diventati da come sono a destra a come sono a sinistra. E la Marina ti tempra proprio fisicamente, cioè, ti sovrastimola lo sviluppo fisico, come possiamo osservare. Questi sono quelli dell'inizio, il figlio del capitano, esatto, del generale, e l'amichetto, quello là, proprio che il primo che accompagna Rufy nella prima avventura, praticamente. Esattamente, esattamente. Sono proprio loro cresciuti dopo 2 mesi, proprio letteralmente 2 mesi. Mi stai dicendo che in 10 anni sono passati 2 mesi nel manga? Sì. Già. Forse che capita, no? Ma infatti la cosa che è sconvolgente, Giorgio, Mister Joe ha smesso di funzionare. Ti dico, la cosa che è un po' sconvolgente a livello proprio narrativo, cioè non è neanche come questi cambiano fisicamente nel tempo,
Cioè, anche Nami, cioè le il corpo di Nami muta completamente, no? Cioè, la pubertà, no, proprio a livelli incredibili, ma proprio a livello anche narrativo. Come questi piangano tra di loro quando, tipo, c'è una perdita, un litigio, cose così, si conoscono da un mese, due mesi, cioè, capito? Tu però, che li vedi da 10, 15, 20 anni, dici, ah, ok, sì, va bene, triste, però... Devo dire una cosa? Te la tieni per dopo o la vuoi dire adesso? No, sto uscendo. Vai. Sapendo tutto ciò, voi avete fatto un errore in questo momento. Voi, tu, hai fatto un errore perché One Piece è diventato ufficialmente un manga di merda, è chiaro? Questo è un manga del cazzo e Oda è un deficiente fallito. Basta, l'ho detto. Ma perché? Cioè, tutto questo casino per due mesi di storia? No, io questo non lo accetto, ragazzi. Viva Hunter x Hunter, viva Seven Deadly Sin. Veramente, questa paccottiglia può essere presa e buttata nel secchio. Grazie. Basta. Mamma. Mi dissocio. È ufficialmente diventato il manga più ridicolo di sempre. Basta. Due mesi di storia narrativa. Due mesi. Ma io avrei immaginato due anni. Ma dico, vabbè, è un po' poco. No, però. No, non c'è mai stato un compleanno. I personaggi hanno sempre la stessa età. Noi sappiamo lo scorrere del tempo perché viene detto, tipo, cioè quando passano da un'isola all'altra ti dicono sono passati 8 giorni di navigazione e le avventure nelle isole di solito durano un giorno. Quindi... sconvolto. Cioè, e voi osannate questo tizio che è confuso e che sono 30 anni che scrive una storia che nella sua testa è durata 3 giorni. Però poi c'è un salto temporale di 2 anni. Forse è meglio se non glielo dici. No, del time skip lo so perché ero a Tokyo quando ho comprato proprio il numero di Shonen Jump in cui iniziava la saga dopo il time skip. Proprio introducevano le nuove versioni. Ma io credo che adesso questa cosa sia diventata ancora più grave perché io immagino gli editor che gli avranno detto «Senta, sensei!» Dovrà passare più di una settimana in questo manga a un certo punto, no? Ma la cosa bella, passa avanti, è che se ignori il salto di 2 anni, dall'inizio del manga a dove siamo adesso, sono passati un mese. No, dai, cioè, sui 6-7 mesi. No, dopo il salto temporale fa passare molto, cioè i mesi volano dopo il salto temporale. Allora, come qualcuno può dire una cosa che bruci così tanto e che sia così vera allo stesso momento? Ti dico una cosa del genere, cioè il prossimo che sento che mi dice, veramente che leggo e dice ma Demon Slayer non è così bello, vi trapano l'ano, te lo giuro. Mamma mia, ma che è? Perché in Demon Slayer già soltanto alla fine dell'allenamento di Tanjiro sono passati 2 anni, cioè lo dice, cioè capisci, il tempo è vero, è dilatato, questa robaccia. Vabbè, basta, ho già detto abbastanza. Allora, che lo dice solo Sagna Umbre, non io. Sagna, mamma. Parliamo di Kobe ed Ermeppo, Ilenia. Okay. Allora, beh, devo dire che il tempo ha giocato a loro favore. La rivelazione attuale cambia molto quello di cui pensa Ilenia di questi due personaggi. No, beh, diciamo che Kobe, insomma, bravo Kobe, un ottimo lavoro, cioè, nel senso... La tecnica di stare sotto sopra ha aiutato la sua crescita nell'altezza. L'hanno fatto diventare un uomo, si vede in Marina. If you know what I mean. Esatto. Chissà perché adesso Ermeppo è molto più fallico. Fa molto ridere la parola nonnismo ripetita a loro due perché gli allena il nonno di Luffy, tra l'altro. Quindi. Sa come li allena, lo so io come l'ha fatti diventare degli uomini in soli 2 mesi. Allora, aiuto, no Alex, comunque... ti prego, no Alex. Devo dire che comunque dai, hanno avuto un cambiamento notevole, comunque si vede che sono saliti di livello abbastanza velocemente, insomma, diciamo che se sono partiti da un livello
5, l'altro 2. Adesso dai, livello 17, livello 15 ci siamo. Livello di, degli audino. Tipo statistiche da videogioco. Caramelle devo rare. Esatto. Game Shark. Devo dire che non capisco perché hanno dato a Irmeppo queste, questi colori così accesi, cioè nel senso, ok, cioè mentre Kobe comunque si capisce, ok, è della marina, quindi vabbè, ha il completo della marina, quindi ok, ci sta. E ha fatto anche il level up per quanto riguarda gli occhiali, che ha questa sorta di occhialini che si può tirare giù, che sicuramente lo rende molto più epico, diciamo, rispetto a prima. Ermeppo è diventato un Lucius Malfoy simil sicario con la salopette di questo bel verde acido mela, con questi splendidi pantaloni viola che, se fosse a righe, penserei che possono... Cosa? È verde pistacchio. Pistacchio, giusto. Ok, allora... Chiedo venia. No, perché... perché messi insieme sono, per esempio, poi... Cioè, penso alle Witch, per esempio, che avevano sempre la combinazione verde-viola, no? Che fa Mario Antonio, traghetta, per però non è questa. Però non è per questo. Non so, sono dei colori parecchio accesi. Belle comunque il dettaglio delle due sciabolone legate così sul fianco. Non oso pensare quanto fastidio gli dà, però vabbè. Sono a memoria sono dei cucri come tipo di arma. Però sono sì. Eh sì, no, a memoria sono degli HK come tipo di arma. E l'altro c'ha dei... E come tipo di... ecco, adesso perché fa il cosplay di Ciclope degli X-Men? Scusa. Perché cos'è la fascetta lì? Non lo so, però sono sufficientemente tamarri da essere per me adorabili. Quegli occhialini io li vorrei tantissimo. Okay. Nella vita vera li comunque vorrei. Comunque non so, me lo vedo come se... è tipo membro del Team Rocket, lui. Adesso un po' sicario, un po' no, con i guanti, un po' no, cioè, ancora deve ancora livellare un po'. Un po' gatta, un po' cagna, un po' tutto. Non si è capisce. Un po' un cane, un po' lupo, non sa soltanto. È un balto, che non è un balto anche lui. È un po' un pistacchio, un po' melanzana, sa soltanto quello che non è. Pistacchio. Ah, Gianluca, prima di farti parlare... No, sono Gianluca, continua. Hai ragione, scusa. Asania King! prima di farti parlare, Fefini in chat dice stessi colori di Joker, sarà voluto? Lascio a te rispondere a questa domanda, prima di dire quello che vuoi dire. Un po' sterilardo a sentenza. Non penso, perché sono delle tipologie di character design estremamente diverse, oltre al fatto che in Joker c'è lo stesso, diciamo, palette, ma il bilanciamento tra viola e verde è molto diverso, perché in Joker è principalmente viola, un 85%, e un 15% verde. Qua siamo quasi a un 40-40 circa, il resto è bianco e beyond e tutto il resto. Quindi non penso che sia quello, penso che sia in realtà più una cosa del tipo voglio mantenere il viola che aveva originariamente, ma cosa avevo bevuto quando ho scelto di mettere l'arancione insieme, quell'arancione insieme al viola? Mettiamoci il pistachio e così è un po' meglio come palette, dà l'idea di un personaggio che ha della tossicità, ma che sta pian piano purificando la tossicità dentro di lui. Detto questo, come personaggio cresciuto, fallisce sotto ogni livello, perché onestamente, in più adesso sapendo che è passato un mese, battuta! Sono alti 30.000 metri adesso, quando prima erano alti un metro e un tappo. Però non è la stessa cosa, cioè, come dire, se quando tu vuoi fare un personaggio cresciuto e l'unica cosa che rimane di quel personaggio sono la forma del mento e il colore dei capelli,
hai fallito a fare un design di un personaggio che cresce. No, e... hai fallito se sono passati solo 2 mesi. Ed è fallito. No, si è passato un mese, ricordiamo. Un mese o 2 mesi, non mi ricordo. Sì, ma bravo, giralo, dito nella piaga, giralo. Ecco. Giralo. Detto ciò, diciamo che l'altro, Kobe, ha leggermentissimo un po' di più un design che funziona per il fatto che ha lo stesso elemento, a parte la crescita spontanea, e gli stessi elementi che aveva precedentemente nel design, a parte le scarpe e la tipo divisa simile già alla marina che era prima, adesso è proprio una divisa della marina, e gli occhiali tondi sono adesso sollevati. L'unica cosa, c'è anche qua un problema, perché la forma della testa sì è sempre tonda, le proporzioni sono completamente diverse, quindi io effettivamente, se vedo questi due personaggi insieme, mi dà più l'idea del è il fratello maggiore, perché c'ha degli elementi in comune, però si vede che sono diversi. E invece per quanto riguarda l'altro, è letteralmente sono due persone diverse, non è la prima volta che usa lo stesso colore di capelli per due personaggi. Qua letteralmente, o la forma del mento anche, letteralmente non c'è una cosa che ricorda il personaggio precedente, che per carità forse era quello il vizio. Il personaggio subdolo e tossico che era prima è stato lavato via, adesso è molto più leggero, è molto più liscio, è molto più, anche sembra un po' più viscido di prima onestamente, con quel taglio molto funghineo, però e onestamente avrei fatto un colore leggermente diverso delle spade, perché sono veramente poco visibili in quel momento. E adesso io sto guardando attraverso gli occhi della maschera della giustizia e a malapena non le vedevo le spade. Quindi. E tra l'altro una cosa che non so se avete notato è che sotto gli occhiali di Kobe c'è una fascetta rossa a po' gialli. Comunque Dark Helios che chiede quanti anni sono passati dall'immagine a destra e quella a sinistra. Piccolo figlio dell'estate, non sono passati anni, sono passati 2 mesi. Cioè, è quello il problema. Detto ciò, passo la parola al nobile mister. No, aspetta, c'è una cosa che aveva scritto. Oh, un secondo. A me sembra più il classico golfino da borghese per mostrare il suo perpetrare la via del figlio di papà. Secondo me ci sta. Comunque sono un altro figlio di Pico. Come hai detto, ho tremato. Ho detto papà. Punto. Sì, lo so. Ma cosa ha pensato il tuo cuore? Comunque, banalmente, è cresciuto così tanto perché Oda, opinione personale, ha cambiato idea sul personaggio, ha deciso di farli diventare entrambi molto combattenti entro la fine dell'opera. Quindi, il problema è che in realtà li lasciava piccolini e poteva anche essere più divertente. Vedi questi due bruffoncelli che praticamente hanno imparato e sono comunque riusciti a crescere, non solo però tipo quello niente. Con i capelli rosa sogna di diventare ammiraglio, quindi a fine opera è probabile che sarà ammiraglio. Vedere un bambino ammiraglio un po' faceva ridere. Non lo so, nessuno l'ha costretto a scrivere che è passato solo un mese, quindi sono d'accordo, su quello sono super d'accordo. Infatti ripeto, dopo il stato temporale ha adeguato lo storytelling come doveva fare all'inizio, però è che all'inizio dell'opera voleva fare la roba super carina. Ricordiamo che comunque doveva durare molto meno. Sì, è vero, era molto più comico. Doveva durare molto meno, aveva determinate inclinazioni più comiche. E in ogni caso, siccome Oda è un po' psicopatico, lui diceva quanti giorni passavano scrivendolo nei cosi del narratore, ma allo stesso tempo lo potevi capire osservando le fasi lunari. Ah. Che erano accurate. Okay. Quindi c'è un po' pazzo. Quindi per questo gliela perdono, però sì, Giorgio. Ok. Io scusatemi, torno subito, devo sistemarmi un secondo le band. A dopo. A dopo. Allora, io voglio essere invitato a partecipare a una live nei canali di Ottab a questo punto, perché per me One Piece ha perso completamente senso e voglio andare con le tettone nelle piscine a fare squish squish, perché sarà molto più costruttivo che analizzare questo manga del cazzo. Detto questo, mentre tu dicevi queste ultime cose a Gianluca,
la fossa non è che l'hai scavata, l'hai proprio sotterrata e l'hai pure ricoperta, perché ho pure pensato, vabbè, in 10 anni, poverino, ti sarà sfuggito. Ah, addirittura le fasi lunari sono accurate, cioè proprio un demento, un mentecatto che svolge in 2 mesi l'arco narrativo che succede in 10 anni, cioè proprio complimenti al proprio estro, al proprio intuito. Per evitare problemi, scherzi a parte. Sto ovviamente scherzando, sto scherzando, in realtà a me piace tantissimo questa cosa, che è molto molto wow, è molto molto comica, è molto molto giapponese in realtà. Non è per niente veramente malaccio, a parte gli scherzi. Secondo me sono meglio così, poi tra l'altro loro due. Non li avrei mai riconosciuti, nemmeno io, onestamente, perché se non me l'aveste spiegato, non ci sarei mai... Cioè, se non avessi fatto la schedina, non ci sarei mai arrivato, perché... uno perché effettivamente è un bambino e poi diventa un ometto. Cioè, ma a parte gli scherzi, sulla Marina te fa crescere, Cazzarola l'ha fatto crescere davvero. Invece l'altro giustamente è proprio un altro personaggio, cioè proprio magari, cioè, per prima c'aveva questa dickhead e adesso invece ha solo questo S-chin, gli è rimasto praticamente. E no, dai, beh, questo vestito di verde e viola è figo, al di là di tutto c'ha l'attitude, sì, sembra proprio un po' un supereroe, no? C'ha sto cipiglio, pure troppo figo secondo me, c'è pure sto plot twist, pure eccessivo, cioè... A livello di personaggio, di racconto, dico, oddio, che gli è successo? Che gli hanno dato da mangiare questo? Però visivamente no, secondo me c'è staff, fantastiche le scimitarre, le sciabole. A me piace l'accostamento verde e viola, è veramente trip, è veramente acid. E poi alla fine ricordiamoci che lui tecnicamente non era un pezzo di pane, né quando è comparso, non è nemmeno figlio di un pezzo di pane. Quindi che mantenga queste vibe un po', insomma, un po' stronzette, ci sta, degno figlio di papà, la mela non casca mai troppo lontana dall'albero. No, l'altro invece è super cute, addirittura ora, regà, secondo me era presa per culo a coso, come si chiama? A Fairy Tail, è quello di Fairy Tail, ci ha messo... Cioè, è diventato il protagonista di Fairy Tail, c'ha gli stessi colori, c'ha le stesse vibe scemette, cioè, vabbè, a parte gli scherzi, sembra un protagonista shonen manga, secondo me addirittura potrebbe fare da protagonista a un manghetto suo, un manghino tutto suo, questo tizio qui, il classico belloccino, un po' stupidello, sembra dalla faccia, e via, ma che effettivamente della versione a fianco, l'incipit insieme a Rufy era pure un po' quello, se invece di Rufy avessimo seguito lui nella sua avventura nella Marina, poteva diventare un altro manga effettivamente, quindi dai, no, è coerente con la creazione del personaggio visivamente parlando, perché no, ci sta, tutti e due ci stanno, sono carini, non l'avevano data la fascetta gialla, pua, pensavo fosse la fantasia delle lenti onestamente, e... No, mi sono pensato adesso, perché quando li tira giù o li sposta la si vede, solo che in questa proprio in questa inquadratura non tanto, mi sono venuto... Scusate, si è detto il significato che potrebbe avere la fascetta? Mi sono perso? No. Ok. No, cioè, secondo me è un elemento abbastanza fuori luogo, fuori posto, forse serve sempre perché, come diciamo sempre, lui è un po' il Ken Sugimori del manga, no? Se il design funziona troppo bene, lo deve rovinare in qualche modo, sì. E allora ci ha messo sta fascetta un po' dubbia, perché forse se no funzionava troppo bene lo doveva un po' degradare, un po' rovinare, perciò per me va bene, per me ci sta, sono carini. Gianluca, vuoi dire qualcosa sulla fascetta o passiamo a Marco? No, non avevo niente da dire sulla fascetta e non sono Gianluca comunque. Tania King, vuoi dire qualcosa su Marco? Un para. Passiamo a Marco, dai. Io non Marco. Ce la faccio, cioè non riesco a chiamarti con le nickname stasera. Ma già non riesco a chiamarti Sania Umbra di solito, cioè figura. Allora, Marco... questi due personaggi li conosco, cioè li conosce Sanya Umbra, mi stanno cadendo le bende anche sotto la maschera, Sanya Umbra, essendo che sono nel videogioco. No, scusami, tu li conosci perché tu sei parte del manga, quindi li devi conoscere per forza, no? Sì, no, assolutamente, e in più il videogioco che ha giocato Sanya Umbra è cooperativo e ci ho giocato anch'io insieme a lui.
Comunque, non per niente sono a casa sua, no, okay, questa benda è caduta, fa niente. Diciamo che in sé come design è un pochettino strano, perché dal punto di vista di colori a metà e di diciamo forme anatomiche, e sembra molto negativo come personaggio, perché parliamo... Non, si è malato, scusatemi. Cioè, ah, non malato il personaggio, è malato già. Ha risposto alla chat, che non si capisce. Sì, 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 sì. Ha questa giacchetta viola, che abbiamo sempre detto che il viola, soprattutto in Giappone, arrivo colore, subito. Certo, sì. Colore negativo. E in più ha questa anatomia facciale... tecnicamente rispetto agli altri personaggi del manga, dopo leggo tutto quello che le cavolate che state scrivendo, che mi piacciono le cavolate, che piacciono Sanya King le cavolate, e ha questa anatomia facciale molto strana e sembra più, diciamo, un letteralmente un poco di buono che non magari un oh sì, è uno dei tizi grossi di Barba Bianca, ma Barba Bianca è dei buoni, vedo. Quindi con questo bellissimo taglio a cespuglio mancato, c'è un ananoso, sì, cioè un ananas. Pensa che Rookie, perché siccome Rookie fa schifo con i nomi, per ricordarsi chi era questo lo chiamano il tizio ananas, e quando lo dicono, okay, in quel modo Rookie capisce di chi si parla. Ok, fantastico. Io devo tirarmi via la benda sotto il... Oh, sì, ho un naso anch'io. Dunque, Jack and Dax, Gianluca stasera ha avuto la malattia del non posso partecipare a questa live. Sì, è vero, è verissimo. Questa è una cosa... cioè, è un inserto di gioco con l'opera, quindi l'ho apprezzato tantissimo. Oh, ok. È accuratissimo. Ah sì, non posso partecipare a questa missione del... Oggi è la malattia del non posso scendere dalla nave, eccetera, eccetera. Ecco. E comunque, invece, per un'altra metà c'hai comunque dei colori molto positivi, questo turchese, questo... anche il biondo in sé non è un biondo acido, ma è un biondo abbastanza caloroso come colore, appunto. Il che dà molto l'idea di, appunto, Barba Bianca e quelli correlati con lui sono pirati, principalmente, ma sono letteralmente quello che noi di solito consideriamo pirati, ovvero al massimo degli anti-eroi, e il design fisico e dei colori rispecchia sta cosa qua. È la prima volta in cui un personaggio che... aiuta, almeno in quel momento, la meta, perché io sto sempre parlando di quello che succede dopo, almeno nel videogioco. Non ho idea qua se succede qualcosa prima, che si tirano a pugni o roba del genere. No, qui viene solo introdotto. Ok. E aiuta il protagonista a raggiungere la propria meta, ma allo stesso tempo è tipo, ma potrebbe tradirmi da un momento all'altro. Chi lo sa? In più, sì, questo colore azzurrino sia ricorda il mare, sia ricorda un pochettino la sua vera forma, ovvero Kentucky Fried Chicken versione cromatica. Quindi sì, non mi viene altro da aggiungere, quindi passo la parola agli altri nobili ospiti. Poteva essere un Moltres forma regionale di una regione particolare, però effettivamente non è ancora detto l'ultima parola. Kanto è sempre in voga e tutti lo adorano. Vabbè, Ilenia. Kanto never die. Esatto. Ma non so cosa pensare di questo personaggio. Ha talmente una faccia da schiaffi questo personaggio qui, che non so neanche, esatto, cosa dire effettivamente. Cioè, a parte che qualcuno gli dia dei soldi per andare da un parrucchiere per cortesia, che mi fa troppo non ce li ha, li ha spesi tutti per i sandali. È vero. Ma che fai? Gli ha pagati una strisciolina di cuoio alla volta.
Mamma mia. No, devo dire che sono molto perplessa, perché effettivamente non si riesce benissimo a capire dove sta andando questo personaggio. Cioè, come ha detto Gianluca, secondo me ha ragione. Cioè, non sono Gianluca, ma continuo. Ma io non sto parlando di te, io sto parlando di Gianluca che è qui. Capibile, effettivamente ora abbiamo capito dov'è. Continui pure, mi scusi. È lì. Comunque, no, devo dire che effettivamente si fa fatica a comprendere effettivamente il suo ruolo, il suo scopo, perché sembra un lesto fante assurdo. Però, se, come ha detto Sanya King, se effettivamente aiuta il protagonista, sono molto confusa, perché non sembra assolutamente uno che aiuta, ma anzi uno che andrà contro, anche perché è effettivamente vestito come si immagina un pirata classico, cioè con qualche gioiello qua e là. Oddio, scombussolato nel modo di vestire che avete visto voi. Questo pare uscito da un frullatore di Milano Moda, un po' confuso, cioè, sì, diciamo, no, ma, sì, no, aspetta, ma no, qui, ma noi pirati quelli belli, quelli che, cioè, sono un po' tipo quelli, no, della ciurma, no, che tipo di... immagino mentre parli Jack Sparrow che ti gira intorno e ti guarda tutto. E dall'altra parte c'è Dolce Gabbana con un cappello da pirata che tipo ti ruberò i portafogli. Pure Gwen Stefani, sì, so, in Rich Girl è più pirata di questo. Sì, no, ma nel senso che non... Ma non so, questo personaggio sinceramente non mi esalta come design, mi dispiace. Magari sarà il super personaggio dell'anno, però... È troppo confuso, cioè non si capisce effettivamente dove sta andando a parlare, perché abbiamo già visto comunque dei personaggi che magari sono degli antagonisti, ma tentano di travestirsi da personaggi buoni, però fallendo miseramente, tipo il maggiordomo con le cacchette sul completo, per esempio. Cioè, nel suo comunque funzionava, perché si riusciva a capire perfettamente: questo è negativo, vuole sembrare buono, ma non ci riesce. Perfetto, un'immagine tutto chiaro. Lui no, è molto confuso. Non so, cioè è meno confuso il triceratopo wannabe che ha dietro le spalle, quindi non lo so. Oddio, il triceratopo alle spalle non me l'aspettavo. Quello che avete detto in realtà secondo me è perfettamente, cioè è voluto, perché è molto in linea con la situazione che noi vediamo e con il carattere. Cioè, comunque in questo momento non so se avete visto le bandiere sopra i due personaggi, ma abbiamo la ciurma di Barba Bianca che si sta confrontando con Shanks, che è il mentore di Luffy, quindi tu hai lo scontro tra, anche ideologico o divisione del mondo, tra Shanks, quindi il mentore di Luffy, e il capitano di questi. Però allo stesso tempo sei perplesso perché questi qui sono i compagni ciurma del fratello di Luffy. Quindi c'è un po' il boh. Shanks è quello che ha perso il braccio. Esatto, è proprio lui. Quello che ha dato il cappello a Luffy. Esatto. Non c'aveva niente da fare quel giorno. Quello che è un grosso fan di Wolverine, e quindi quando l'ha incontrato ha detto: per favore, graffiami l'occhio. Sai, vero che è stato Barba Nera, no? Barba Nera e Wolverine? Esatto. No, in realtà tu ridi, ma ha un'arma corpo a corpo con le lame. Signore Ronin 93, secondo me lei ha l'idea per il prossimo video. Potete trovare sul canale adesso. Ronin non va. Non sto capendo che problema hai. Lasci perdere. Giorgio, vuoi aggiungere qualcosina? Ma io sono come Ilenia, sono un po' confuso onestamente. È uno scivolone a livello di design, cioè sarà perché... No, confermatemi se sono secondari o no. No, da quanto ho capito non sono molto secondari. E allora sono confuso. Sono tra i più importanti, credo. Sono ancora più confuso. Beh, oddio, perché... no, dai, non è un personaggio principale.
E la cosa che mi confonde tantissimo sono quei sandali da Sailor Neptune che c'ha il biondo. Sti sandaletti alla schiava. Ma sai in che senso Sailor Neptune? Cioè... Guardati le scarpe di Sailor Neptune e capirai. Aspetta che me le cerco. Sono le scarpe di Sailor Neptune, ok? Non capisco perché questi sandali, capite, alla schiavetta, poi con sta frangetta qua, è troppo fashion, è troppo... cioè, è un fashion brutto, però, è troppo strano, cioè, non, ha ragione Ilenia, non ha né capo né coda, non ti aiuta a capire, non sai cosa pensare di lui, forse è questo che voleva Oda, però... No, cioè io gli direi tesoro, secondo me c'è di meglio che andare a comprare random sulle bancarelle. Cioè, boh, passo. Lo dovevo commentare pure qua. No, sta specie di cose. Stiamo facendo solo Marco, tranquillo. Ok. Stiamo facendo soltanto i personaggi rilevanti. Stiamo facendo soltanto i personaggi rilevanti, quindi eravamo soltanto Marco. No dai, non peggiora esteticamente, su, non siete cattivi solo perché porta gli occhiali. Questo dissing verso i portatori di occhiali. Io porto gli occhiali. Che porta gli occhiali? Anch'io porto gli occhiali. Ma Marco dopo il salto temporale. Ilenia. Non l'ho mai visto. Allora, neanche è uguale adesso, ma con gli occhiali. Cioè non è che... Ho perso Dio Tri. Esatto. Sì, comprenderei perché se li hai dovuti mettere, perché effettivamente tesoro, se ti butti nell'armadio e prendi le prime robe che metti, effettivamente forse un paio di occhiali erano necessari prima. Almeno non ha le borchie. Ha ragione lei. Almeno non ha le borchie, vero. Non ha un giubbotto in pelle rosso. Comunque Jaws, che io chiamerò amabilmente Tricky, perché questo personaggio non so perché mi dà delle vibes da Tricky della Valle Incantata. Ma questo è un mio personalissimo problema e trauma, quindi non vi preoccupate, va tutto bene. Allora, se non altro si capisce quantomeno che carattere ha, che propensione ha, si vedono dei riferimenti, si vedono delle cose, sicuramente sarà un guerriero, userà la forza bruta e probabilmente... si sveglia sempre di ottimo umore cantando gli uccellini appena li vede, probabilmente dopo schiacciarli col palmo della mano. Per farci colazione, ti immagini, apre la finestra, chiama gli uccellini e poi li strizza e se li mangia. Ma quanto siete violenti questa sera, ma che problemi avete avuto oggi, cioè voi? La vostra giornata quanto è stata violenta nei vostri confronti, quanta cattiveria. Io ho fatto 3 ore di lezione, direi che è stata abbastanza violenta. La mia Umbra dalle 6:20, che fa che il cavolo di pagine. Ecco, quindi è tutto giustificabile. Esatto. No, comunque devo dire che insomma è più interessante come design, se non altro si riesce a capire qualcosina. Non capisco molto il paraspalle della Lego che gli hanno dato, perché con questi tre... Così... È un Bionicle. Bello. È vero! Ho un Gormita. È un Bio Gormita. Però comunque, nonostante tutto questo, devo dire che i dettagli, per esempio, della parte del petto, della corazza dei pettorali, per esempio, molto simile a quella di un samurai... E le varie decorazioni e anche questa sorta di scarpe che sembrano un po' scarpe quasi medievaleggianti da cavaliere, cioè, ho visto tra varie le borchie effettivamente tra vari cavalieri barra guerrieri di altre culture, un po' sembra addirittura della gonnella qualche decorazione un po' romana, un po' greca, quindi è un po' un insieme. Sì, ma non saprei come definire. Cioè, comunque, effettivamente dà l'idea del guerriero, ok? Il suo ruolo è essere un guerriero, essere probabilmente incazzoso, ci riesce bene. Ha questi letteralmente il sopracciglio sempre incazzoso, con addirittura le ossa che gli sbucano. Insomma, sì, chiaro, lineare, si capisce. Quantomeno cosa dovrebbe essere il sopracciglio, comunque lo vedi solo tu, sarò molto sincero. Non c'ha sopracciglio.
infatti. L'arco sopraccigliare. Vabbè, scusa, uno che c'ha un osso che gli fa così, letteralmente, per me è un sopracciglio. Eh sì. È l'osso sopraccigliare. È un osso ciglio, va bene. Osso ciglio. È Whoopi Goldberg. Ecco. Quindi, insomma, cioè comunque non sarebbe ordine di socio, nel dubbio. Comunque... devo dire che sinceramente questi due soprattutto non sono fra i top design che abbiamo visto che ha fatto Oda, ma quest'ultimo quantomeno si riesce a comprendere il suo ruolo e quello che voleva comunicare un pochino. Marco purtroppo, cioè, non ho capito. Pistachio. Io sono d'accordo con Ilenia comunque, cioè sono strani sti due. Cioè non so come gli siano usciti, poverino. Cioè ha questi veramente, come se Oda è come se c'essi dei cali di frame rate praticamente, improvvisamente cioè casca la qualità e perde frame praticamente, quindi c'ha sta specie di glitch interni che si cranciano sui personaggi e fai ma perché? Cioè, ogni tanto c'è l'update, ma dura molto. Capito? Cioè, non lo so. Cioè, questi sono scarti che magari lui giustamente deve mettere in mezzo. Allora li tira fuori da quadernini. Ma che ne so, perché non c'ha senso, ragazzi. Ma vi pare erano logici. Cioè, diciamo che la testa ananas di Marco, per esempio, c'era un commento carino prima. Non ho le conoscenze per dire del kanji, esatto, che diceva un termine antico giapponese usato per ananas contiene i kanji per pera e fenguang, che è la fenice orientale, e Marco ha il potere della fenice. Mi concedi un commento molto poco nobile, molto poco eroico? Vai. Siamo, se dobbiamo utilizzare questo esempio, siamo molto a livello di Araki che va su Wikipedia, trova una cosa casuale, dice: ah sì, farò uno stand con questa cosa. Oh, guarda, il kanji di ananas è lo stesso della fenice. Aspetta che faccio uno con la testa da ananas che si trasforma in una fenice. Però la testa da ananas non è così strana in One Piece, cioè concettualmente. È quello il problema. Noi stiamo parlando di due ammiragli, sono comandanti di flotta che dovrebbero essere relativamente importanti, e nonostante che dovrebbero essere relativamente importanti, abbiamo visto in precedenza nemici secondari se non terziari con un design più interessante e allo stesso tempo peculiare, riconoscibile, che ti ricordi, dici: oh, interessante questo, con tutti i vari indizi qua e là da dove sono stati ispirati, e poi arrivano questi che è: oh sì, Dolce Gabbana e il Gabibbo incazzato. Funzionano, perché come ha detto Ilenia, soprattutto Jones funziona molto di più di Marco, perché capisci subito cos'è. Io aggiungerei anche che più che un cavaliere ha un'unione di armature che sono molto simili a quelle di una guardia, e data in più la sua possenza quasi d'armadio, ti dà più l'idea di uno scudo che non uno che va là e tira pugni. Poi io ricordo il suo potere, se non mi sbaglio diventa di diamante, di pietra, qualcosa del genere, no? Ecco, quindi la sua idea di è uno scudo c'è, però ci sono personaggi terziari con un design molto più interessante di questi che dovrebbero essere un po' più importanti. E ho concluso! Comunque, sulla cosa di scudi, ci sono scudi che possono essere lanciati addosso ai nemici. Vero. Quindi... però sono tondi e non sono il solito... Il kanji di Gabibbo è lo stesso di sopracciglia ossee. Ok, hai capito tutto. Blbod. Quello dog. Chiamalo Doghini. Cioè. Doghini. Sì, Giorgio, stavi dicendo comunque?
No, in realtà concordo sempre con tutto ciò che è stato detto. Un mix fra samurai, romano, fantasy, vichingo, cioè proprio una, un po' un potpourri e fantasioso, un po' confuso, un po' di cattivo gusto. Carina, dai, la struttura del viso è caruccia, cioè il doppio arcata sopraccigliare, zigomi, boom, così, così pungenti, sono carini, così come carina effettivamente la barba, eh? Cioè in questo caso mi piacciono queste, questi innesti, quasi come se fossero bulloni, no? I capelli e la barba, quindi carino, carino, certo... Diventa di diamante lui, una roba del genere che fa, cioè, però non c'è nessuna, oddio, non è perché gli altri ce l'abbiano, però non c'è nessun tipo di connessione, non avrei mai, cioè... Ha un po' la forma del classico diamante tagliato, se ci pensi, ma un po' più irrialzato, però sì, non penso sia semplicemente che era un'idea di, oh, come facciamo a rendere che sia uno scudo però importante, oh, non possiamo far diventare d'acciaio, facciamolo diventare di diamante. Sì, considera che si vede il suo potere anni dopo, quindi non escludo che il design lo avesse da tempo e che il potere gli sia stato dato dopo, non lo escludo. Ok. Cioè, non lo so, perché non l'ha mai detto, però boh, cioè. c'ha senso perché di solito sono molto più connessi i personaggi di poteri, mentre qui dai, non posso credere effettivamente che non ci ha proprio pensato. No, dai, che non ci ha proprio pensato. No, sicuramente è così. Ci ha pensato dopo e l'ha schiappata là, dicendo, oh beh, chi se ne frega. Perché non c'ha proprio nessun tipo di coerenza su. Sì, secondo me potrebbe, cioè, potrebbe essere. Non lo posso escludere. E basta. Abbiamo scheda. Ma sì, questi... Oh, vedo qualcuno di molto affascinante. Qui abbiamo due personaggi super carini e interessanti. Tra l'altro, vabbè, siccome Sogeking Ilenia mi ha chiesto di iniziare lei ad analizzarlo, Dragon lo farò iniziare a te, Gianluca. Ci tengo solo a dire che Dragon è il padre di Luffy e il marito di Crocodile. Detto ciò, a te, Gianluca. Allora, chi è Crocodile? Crocodile è quello di sabbia, la madre di Luffy. Io non l'ho mai vista. È un lui. È un lui, c'è la battuta che è la madre di Luffy. Ho anch'io una domanda. Sì, della live che abbiamo fatto su di lui. Chi è Gianluca? Basta, hai rotto! È un'ora e mezza che vai avanti con sta cosa. Allora, Monkey D. Dragon, diciamo che con il fatto che sia coperto per il 90% da un mantello, lo studio del character design risulta estremamente difficile. E dai colori che mostra, dall'idea di una persona molto quasi subdola, malvagia, perché anche il fatto che abbia gli occhi coperti dall'oscurità non è proprio il migliore dei segnali. Ah sì, no, il padre di Luffy, beh, non lo so, abbandona i figli e non li ha mai visti, quindi direi che non è proprio il miglior genitore, quindi personaggio del mondo, eh. Immagino che va la partita di baseball di ognuno dei suoi figli. Ma lo ha fatto con un criterio, io sono per la difesa dei genitori nell'opera. Ah, doveva andare a prendere le sigarette, certo. No. Allora, no. Su un'altra isola. Dell'altro. E poi è come dice Dog, cioè l'ha abbandonato per 2 mesi, cosa sarà mai? No, cioè, è vero, è vero, detto ciò, da quel poco di che si vede, ti dà un'idea di qualcuno che ha qualcosa di arcano, di tribale, almeno da quei tatuaggi che ha sul volto. Però onestamente è un po' troppo poco. Non mi sorprenderei però se diventasse il cattivo finale della serie, onestamente, un po' un twist, se non l'è già diventato o meno, perché dà l'idea di appunto una forza inarrestabile da quel poco che si vede. Già il fatto che, come appare in questa vignetta, si divora quasi tutto lo spazio della vignetta stessa. E
Quindi sì, e in più con questi tatuaggi che non sono neanche appunto un classico tribale come abbiamo visto in precedenza, gli angeli che adora tanto il signor Mr. Joe, però sono questi tatuaggi che ricordano degli occhi quasi, che è molto occulto, molto pericoloso di solito come tipo di tatuaggio. Di solito se uno è in un fumetto vedi, ah sì, ha la faccia tatuata con molteplici occhi, ah sì sì no, immagino che sarà uno che ricicla ogni giorno e non tira mai brutte occhiate alle altre persone. Quindi sì. Non ho capito il senso logico delle ultime frasi che hai detto, ma ci sta, non so perché l'hai detto in un modo convincente. E questo è il mio segreto. Hai fatto un tiro posso su dire... persuasione ed è andata bene. Tipo una supercazzola, Sanya King. Ho 20 in carisma. Non posso dire qualsiasi cazzata che tutti diranno. Sì, no, effettivamente ha senso. Sì, io concordo perché cioè, suonava in un certo senso bene, quindi perché no? Grazie. Pistacchio. Vedete che sei un supereroe, capito? Cioè, che hai questa forza sì di convinzione, sì sì. Passo la parola. Vai, Len. Ok. Allora, devo dire che come personaggio mi piace, è abbastanza misterioso, effettivamente ti fa venire la voglia di sapere effettivamente lui chi è, cosa sta complottando, cosa sta facendo. E mi piace il dettaglio degli occhi tatuati sulla faccia. E sembrano effettivamente delle sorte di occhi di Allah. E dopo si potrebbe discutere sul significato dell'occhio, della conoscenza, delle varie cose. Quindi, molto bello. Nel senso, potrebbe essere appunto un personaggio che magari sa molte più cose di quanto sa la maggior parte e di conseguenza magari muove un pochino le file nell'ombra per far andare le cose in un certo modo. E non so, poi non c'è anche un super cattivo con un occhio solo, non so, vabbè. No, sì. Il cattivo con un occhio solo. Mike Wazowski. Ah no, ha due occhi. Perché ho pensato un occhio solo? Vabbè. Ah, tu parli di him, quello che ti avevo mostrato. Che sì, si vede sì, solo sì. Perché si vede solo un occhio nella scena, non che cioè sì vabbè, vabbè ho capito, non è che Odino gli hanno inculato l'occhio, cioè. Poi la Taudino no, cioè non è perché... che gliel'hanno rubato, lo ha sacrificato per la conoscenza, però vabbè sì. No, comunque cioè, secondo me non è stato fatto a caso anche questo numero 3, non so, secondo me non è stato fatto a caso, secondo me se l'è studiato effettivamente. Cioè, ha concentrato tutta la sua buona intenzione di fare un buon personaggio, ha lasciato stare gli altri e si è concentrato su di lui, secondo me. Devo concentrarmi solo su un volto, quindi non posso sbagliare questo, non no? posso sbagliare. E che cosa fai per il resto del vestiario? Mantello. Nero. Ma mantello funziona, cioè nel senso, comunque, dai. Poi, comunque... peculiare la scelta, però anche là bisogna sempre capire se effettivamente se l'è studiato Oda, se gliel'hanno colorato così e basta della scelta dell'arancione e sotto il vestito, perché alla fin fine è un colore molto energico, però anche alla fin fine positivo. Per esempio un rosso, cioè, però... Ile. Ammetta, dopo che hai finito di dire, no, perché okay. Andate a vedere... Scrivete Monkey D. Rufy Father su internet, così vedete che cazzo c'ha sotto, come è vestito sotto, ci rimanete di un male, ma di un male! Aiuto, no! Cioè... No, aiuto! No, dopo... Allora, lasciami vivere nell'illusione ancora per un attimo, ti prego! È difficile scrivere con le bende, un secondo... Comunque da in comunque... realtà secondo me l'arancione l'hanno abbastanza pensato, perché compare prima nell'anime colorato rispetto alla, cioè rispetto a quella che è la colorazione nell'anime è tipo al cosino tendente al beigeolino, quindi cioè comunque okay. Le hanno voluto mettere un colore nel manga molto più enfatizzato, ecco. Ok, c'ha dei pantaloni. Ah no, aspetta, posso dirlo io come è sotto? Sì. Va bene, dai, Ilea,
Dai. È vestito tutto di viola sotto ed è vestito tipo Lupin praticamente, non c'è, cioè, non c'è nulla, praticamente, guarda come cazzo è vestito, niente, il niente, ma c'è no. Un completo, cioè no. Questo dovrebbe essere il maxi, cioè come ipotizza Gianluca, no perché questo è un distruttore, ma dov'è, questo è un businessman, questo lavora in ufficio, cioè, è la mente, e non so chi sia Gianluca. C'è proprio un character design buttato così, questo dovrebbe essere il padre di Luffy, dopo Shanks e dopo Ace, tu fai questo come padre, cioè voglio dire, ecco da chi ha preso la basicità il figlio praticamente, dal padre. Però voglio anch'io avere un abito. Cioè, secondo me il tatuaggio, cioè, ha un valore incredibilmente elevato. Cioè, anche è vero proprio di design. O nel senso che l'ha pagato ma molto. Ma il tatuaggio si vede che è stato studiato. Peccato per. No, sì, però anche, no, lo so che. Cioè, però dai. Cioè, non basta. Cioè. Però sai che accresce. Secondo me, cioè, funziona ad accrescere il suo mistero. Cioè, considera che questo personaggio, e qui ti farò incazzare, in 24 anni di serializzazione dell'opera. Detto due frasi. No, vabbè, ed entrambe sono Luffy, è quasi giunto il momento di incontrarci. Il che è una prova che alla fine sarà un cattivo. No, e se no, succede, no. Scrivete nei forum che è stato Sanya King a dirlo. Aspetta, sì. Il problema di questo personaggio è che lui vive con la nostra linea temporale. Rispetto a tutti gli altri personaggi dell'opera, quindi per loro passano 2 mesi, ma per lui passano 10 anni, e con questo chiudo, signori. In realtà quelli sono dei portali che sta tentando disperatamente di riassettarsi con la linea comunque, temporale di tutti gli altri personaggi. Il tatuaggio in volto ha molto valore perché comunque, cioè, è il padre di Luffy, ma bisogna considerare il fatto che è il figlio di Garp, che viene considerato l'eroe della marina. Deturparsi il volto con un tatuaggio per uno che è stato cresciuto da il miglior marine esistente praticamente, cioè è comunque un segno di distacco particolare rispetto agli ideali, cioè, del padre. Di quindi sicuro non potrà lavorare di Luffy in un è il miglior marine di sempre, lui vuole diventare il re dei pirati. Luffy sì. Quindi infatti cioè, il nonno di Luffy menava Luffy ogni volta che Luffy lo diceva. Ah! E con menava intendo in modo letterale proprio. Però lo scagliava in mezzo alla foresta con gli animali carnivori per farlo allenare, fargli cambiare idea. Certo, perché poi con un figlio del genere così ci credo, il nipote pure, l'altro nipote se n'è andato, ci credo che non poteva soffrire che pure il ragazzino gli faceva sta tiritera dei pirati, anch'io l'avrei picchiato. Comunque mi manda soltanto delle cartoline per il compleanno in cui mi prende per il culo che sono vecchio, dice Garp. Ecco. Comunque allora io spero solo una cosa, dato che è comparso 2 volte, ha detto solo è quasi giunto il momento di incontrarci, spero che per quando sarà giunto il momento sarà vestito meglio, perché c'è tempo. Almeno una cravatta. A 10 anni concentrati in un giorno, c'è tempo, però veramente furbo l'introdurlo così, però cazzo, ho pensato manco in India, tanta miseria. Che cavolo, cioè c'ha proprio un vestito basic, sembra Zenigata, cioè ma che è sta roba? Ha proprio 2 mesi per vestirsi, scrive Frederick. Cioè ma che confusione cromatica c'ha addosso, il tatuaggio rosso e la sciarpa arancione e il mantello verde palude e il vestito viola, cioè madonna, metticelo un colore, no? Cioè vabbè che è uno shonen manga e non stiamo a parlare di Ribbon e di Sailor Moon o dei piccoli problemi di cuore, però sono sconvinto che un lavoro un pelo migliore sul color design si poteva fare. In questo caso non è stato così, però vabbè, raga, che vi devo dire, il buon gusto scarseggia. Però io lo trovo comunque affascinante come personaggio a livello visivo. Però sarò io. Se gli tagli la testa, se lo decapiti, forse come centrotavola può essere affascinante, però il resto potrebbe essere chiunque, che ne so. Cioè, di sicuro fa iniziare un discorso come centrotavola. Esatto. Ah, quello è poco, ma sicuro. Ilenia, a te parlare di Sogeking. Di chi deve parlare? Di Sailor Moon. Allora, per un attimo, vabbè, no, sto zitta, lascio stare. Allora, la sigla di Pokémon. Vai. Io
ho avuto un sacco di problemi, ok, quest'oggi, perché non avevo visto le schede, ma per combinazione ho visto questo personaggio, no? Allora guardo e vedo un naso di una forma particolare. Sì. Una salopette marrone con delle cinghie particolari, ok? Vedo i capelli in quel modo, vedo dietro la maschera la stessa cuffietta di un altro personaggio importante della ciurma e penso, perché si è vestito così? Perché lo chiamano in un altro modo? Allora, cioè, così vado a chiedere alla mia dolce metà e gli chiedo, scusami, perché è vestito così? Chi? Insomma, non è Aso questo, uso come volete chiamare. No. E so che mi prende in giro. No, e poi mi prende in giro, aspetta. Perché? Allora chiedo al buon Ronin93 e chiedo, scusa, ma mi sta prendendo in giro o è effettivamente un altro personaggio? No, no, è un altro personaggio. E io sono entrata in crisi mistica, ok? Perché non seguendo l'opera non ho capito, cioè nel senso, io giuro sono andata a cercarmi i design iniziali e sono andata a vedere proprio gli stessi identici dettagli, sono identici, sottolineo identici a quelli di Usopp, quindi che adesso mi dici se mi stavi perculando per tutto il giorno. Allora io posso dirti che all'1:08 mi è arrivato il tuo vocale in cui mi dicevi questa perplessità, in cui mi dicevi che il dottor Ryosa ti stava dicendo che erano due personaggi, tu però non li credevi. Era l'1:08, sì. Questo all'1:06 il dottor Ryosa mi ha scritto: sto trollando Ilenia facendole credere che Usopp e Sogeking siano due persone diverse. Devo lanciare un attacco. Sei una bestia. Allora avevo ragione, vi odio. No, Ilenia, e forse non lo sai, ma in realtà è diverso, perché Usopp viene da quell'isoletta tipo X. Non so se lo sai, ma viene dall'isola dei cecchini, da cui è nato. Che non tirami fuori i cecchini, perché mi ha tirato fuori una supercazzola. Ma i cecchini sono fesuti così. Ilenia, tesoro, per quanto tempo sei rimasta a struggerti dietro a questo dramma? Per qualche ora, penso. Amore. Tutto il pomeriggio. Ti devo... Ma io troppo... mi sentivo scema, mi ha detto, ma porca miseria, ma è ovvio che è lo stesso personaggio, non è possibile, non puoi prendere Babbo Natale, gli metti una maschera. Devo aggiornare del fatto che ormai... da qualche anno, esiste, oltre a un sistema di ricerca estremamente avanzato come Google, potevo andare a cercare. Libreria mondiale che si chiama Wikipedia, che io ho consultato proprio ora, dove specificavano immediatamente anche l'episodio in cui Usopp veste i panni per la prima volta di questo Sailor Moon. Ma io non quindi, lo sapevo. Lo so, è stata una colpa. Ma Giorgio, devi capire che io sono stato. Vattene. Sono stato particolarmente stronzo perché ho cercato nell'opera un personaggio che è identico a Sanji, ma non è Sanji. E li usavo per giustificare che è una ma come ti ho detto, ma non può essere. Mi ho detto, ma scusa, ma non mi può scadere così. Ma siamo pazzi, ma siamo scemi. Ma non esiste. Cucciola, che cavolo, allora avevo ragione. Due mesi in 10 anni potrebbe fare questo ed altro. Adesso scusami, vabbè che prima scherzavo, però manco tantissimo. Cioè adesso diciamo la mia fede è un po' vacillato per mezzo secondo. La cosa più divertente, Ilenia, è che in tutto ciò io non mi ricordavo il nome di Duval, quindi ho chiesto nel gruppo, nella chat Telegram, come si chiamasse, dicendo che mi serviva per trollarti. Perfetto, top. Sono le amiche che tutti vogliono perché casca in questi scherzi. Comunque avevo ragione, cavolo, era lui, punto. Non so di cosa parli. Quello è evidentemente non uso. Detto, comunque non era sbagliato. Esatto. Io non ascolto più niente da te. Non esiste. Non esiste. Vabbè, come avevo detto inizio live, non l'avevo. Grazie Peter per l'abbonamento. Non l'avevo inizialmente messo nelle schede perché appunto cioè è uso proprio una maschera. Però Gianluca aveva chiesto di metterlo. E quindi vabbè, facciamo. È vero, l'ha chiesto.
perché doveva smentire questa falsa voce e spiegare che non è Usopp, ma è un'altra persona che non è Gianluca, che in questo momento non è in live. Infatti, però anche purtroppo perché... lui non è in live per spiegarlo, ma cercherò io di fare. Una volta che ha finito Ilenia. Anche perché perciò per i lupi questo non è Usopp. È Sogeking. E ogni volta che compare non sanno che sia Usopp, e questo è il bello. Comunque, ma gli altri sì, però. Gli altri chiaramente sì. Cuccioli, quanto sono carini Chopper e Rufy, che sono proprio delle animelle pure, piccoli. Ed è subito dopo che hanno anche litigato con Usopp, quindi ancora di più, è tipo... Oh mio Dio, è così figo! È bendato esattamente come Usopp. Ah, ma non è Usopp alla maschera. Va bene, Sanya King, tocca a te autoanalizzarti, allora. No, in realtà non mi sto autoanalizzando perché io ho il naso più schiacciato, quindi sono Sanya King, personaggio originale. Non sono Sogeking. Comunque, si nota chiaramente che è un personaggio mai visto finora, questo Sogeking, da i lineamenti estremamente i lineamenti estremamente originali che non abbiamo mai visto in precedenza nessuno con un naso così diciamo appariscente, così in cerca di avventure e cose del genere, da i riccioli di un pensiero molto intricato che magari pensa anche a dir bugie, ma non è vero perché lui è un eroe che viene dall'isola dei cecchini, lululalalu. E in più, con questa estremamente nobile ed elegante maschera dorata che ricorda quasi un sole... Stavo per dire una cavolata, perché in realtà la seconda barca ricorda più un sole, perché la prima è effettivamente una capra, però è il sole della giustizia, il sole del fare la cosa è giusta al momento giusto, e in più è leggermente veneziana, mi pare a me. Sì, ti ricordo che è l'arco narrativo è quello. Ah, giusto, siamo nella città che è basata su quello. Quindi si nota anche da questo che è originario di quella isola, non si è mai visto prima, e con questi colori giallo e rosso, e con devo mettere insieme la frase prima di sparare cose a caso, dà l'idea dell'ardore e la nobiltà del personaggio stesso, e allo stesso tempo con il blu, oltre la calma e la figaggine del personaggio, ricorda anche un collegamento al mare, tema principale di One Piece, non so se lo sapete. Però appunto è anche un guerriero che continua a combattere sempre, viste le bende che lo ricoprono. Non è che è stato pestato nell'arco narrativo prima e di conseguenza ancora le bende addosso. No. Detto ciò, è nella mia top 3. Non è il mio top 1 di personaggio. Però ci sono dei cani che concordano sotto casa mia. Ho modificato la scheda con la vera identità del personaggio, così non c'è più confusione. Ah, ok, sì. Giorgio... No, non è vero, non è Gianluca Chicconi, non so di cosa parli. Giorgio, se vuoi dire qualcosa, come non c'è un cavolo da dire, però non so, vabbè, ripeto di nuovo. È simpatico e deliziosa questa cosa che gli altri due non lo riconoscono. Li fa proprio bimbi, è proprio carino, molto carino. Ciao, no, dai, è carina, sono quelle trovate, al di là dell'aspetto, sono quelle trovate che caratterizzano il personaggio, no? Quella, anche un po' quella teatralità di Usopp, il suo raccontare le palle, no? E quindi addirittura mettersi in costume, in maschera, proprio perché sì, no, è proprio da Usopp, quindi è carinissimo in realtà, cioè, approvo. Ah, poi la signorina Ainelli mi sembra un pochettino ancora provata da questa rivelazione. Indossa la maschera per riuscire a ricoprirsi del velo di coraggio, quindi è carina proprio anche come idea alla fine. Però sì. Va bene, direi che abbiamo finito per questa sera. Andiamo con le nostre faccende. Il sole della giustizia e della conoscenza adesso ha risplenduto su di noi, che è una parola, adesso ha risplenduto su di noi e sulla chat di questa live. Il mio lavoro qua è finito, e insieme a adesso che non ha contribuito più di tanto anche il vostro. Vi ringrazio e spero di rincontrarvi prima o poi.
sulla strada della vita. No, Mute King. Adesso siamo noi di nuovo con le faccione gigante. Va bene, allora io ringrazio Sena King per essere stato di nostri questa sera a discapito della temperatura estremamente elevata che almeno c'è in questo appartamento, non so da te. Come sempre, chiaramente nell'info box troverete link vari ed eventuali per seguire i nostri ospiti. Io a questo punto ne approfitto per vedere a chi potremmo fare un raidino. E vi faccio presente, tra l'altro, che domani sera, sempre qui su Twitch, farò una live in solitario, in realtà, quindi sarò tutto vostro, il vostro inteso come chat, per parlare degli ultimi eventi in quel di Wano Kuni, visto che appunto c'ho il canale principale ancora bloccatello, almeno dobbiamo parlucchiarne così insieme. Quindi è una vergogna, una vergogna tremenda. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Se partecipate al raid guadagnate punti extra, quindi vi consiglio di partecipare al raid, ragazzoli. Comunque dai, quindi fate i bravi, mangiate le verdure, ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale come sempre, che sarà appunto domani, e basta. Hashtag Tanya King, addio, buonanotte. E non dimenticatevi, sono sempre nei vostri cuori. Sempre nei nostri cuori. Ciao. Ciao, Shaman King. Ciao.